Allora, ho deciso di fare un video un po' particolare, anche se qualcuno mi sembra l'ha già fatto, ma a me frega assolutamente un ca... Oh mio Dio! C'è la mia! Allora, una zingara! L'ho presa! Ho sporcato il telo, Marianna puttana. Vabbè, scusate che si è scapocchiato. Allora, inizio straordinario di questo video. Praticamente ho deciso di andare a cercare i miei vecchi stati Facebook e commentarli assieme per vedere se ero deficiente tanto quanto ora, forse meno, forse di più, non si sa. Sono iscritta a Facebook da circa il 2009, ora siamo nel 2018, quindi ne ho presi un po' qua e là sparsi negli anni, così andiamo a commentarli. Allora, questo è il 17 luglio 2015, alle ore 2:40, anziché dormire, tiro fuori queste perle. Ho notato sta cosa: pigli una zoccola, guardi le sue amicizie, trovi altre decine di zoccole che conosci e che non pensavi la conoscessero. Genova è un buco, ma non largo come le loro fregne. Passano gli anni, ma ancora un pochino mi scoperei. Ho ragionissima e continuo a pensarla così. Perfetto. Poi, 30 dicembre 2010, come dite in Spagna, sorda? Amo mia nonna, perché effettivamente mia nonna aveva conosciuto una ragazza spagnola e la prima cosa che lei gli ha chiesto di tradurre in spagnolo, ovviamente chiedendogli in italiano, geniale, è: scusa, Carola, ma voi come dite in spagnolo sorda? E quella ha fatto: no, capisco. Vabbè, nella mia famiglia si parla sempre di merda, soprattutto quando si parla di mia nonna, stima. 2 dicembre 2010, questo è il mio modo di scherzare, non intendo cambiare metodo. A chi non piace, me ne strabatto la ciolla, ci sono tante mummie in giro. Ma brava, brava, continua a sostenere tutto ciò. 29 novembre 2010. Chi pensa solo agli altri e mai a se stesso, se si ragiona, è solo una persona egoista, perché si preoccupano di vedere soffrire chi amano, ma non pensano che le persone possono soffrire per loro. Questo è very good. Poi, 8 novembre 2010. Avete sentito al TG? Califano sta andando in depressione perché non ha più soldi. Guadagna solo 20.000 euro all'anno e c'era in sottofondo la colonna sonora tragica. Ma si può? È un'offesa a noi povere merde comuni. Che schifo, cazzo. Ma te li do io 20.000 euro, ma di moneta te li metto nel culo. Ma che regina che sono sempre stata. Wow, wow e wow. 27 dicembre 2011. Auguri in ritardo anche a chi si è scordato della mia esistenza, chi ha saputo solo incollare ed inoltrare un buon compleanno a tutta la rubrica, a chi finge di esserti amico per poi prenderti per il culo e a chi ti preferisce alla feccia e a chi leggendo questo messaggio con la coda di paglia pensa a quale delle categorie appartiene. Minchia, l'allegria! Poi, 24 dicembre 2011, passiamo insieme il Capodanno, le minacce della D'Urso, è vero, me la ricordate la pubblicità? Passiamo insieme il Capodanno, ostini. Già il Capodanno è una festa di merda, già faccio tutti dei Capodanni di merda, almeno sono ucciso di tu, ecco. 20 dicembre 2011, forse è un concetto per pochi eletti, Capodanno è un giorno qualsiasi, chi mi sta sul cazzo tutto l'anno, non mi è simpatico a Capodanno solo per fare qualcosa e non mi interessa fare i mega party alcolici con gente del cazzo, preferisco guardarmi le repliche di Porta a Porta che sorbire gente di merda. Very very good, cioè, vi piacciono i miei stati, sono... dovrei fare un libro con i miei stati, altri che Francesco Sua. Sto scherzando. 17 dicembre 2011. Ci mancava pure Renato Zero in piazza Galileo Ferraris. Non bastava l'alluvione come catastrofe a Genova. Ah, pussa via e vai a fare il prof di Harry Potter. Insomma, mi piace molto Renato Zero, se non si fosse capito. 17 dicembre 2011. Per interminabili serie, se non sono scemi, non li vogliamo. Stamattina ho dovuto anche litigare con un vecchio che voleva la panchina su cui ero seduta accanto al gazebo durante un mercatino. Salve, sono tizio della Confesercenti, devi lasciare il posto alla signorina, dice l'organizzatore. E lui: è Missun Paolo, cittadino di Genova, voglio stare qui perché la panchina degli anziani ripara dal vento. Dopo mille prepotenze e insulti, mio padre sfora la perla. Se non la smette, la imbelino nel bisagno. Imbelino nel bisagno vuol dire la getto nel fiume. Ecco, per voi fuori Genova. Lei mi minaccia, ma di dov'è lei? E mio padre: di Carapippi, cioè l'ha super cazzolato. Vabbè, questa la capiranno in pochi, ma mi piaceva. Mio zio: senti la mia suoneria. Prot, prot. E lui: ma che è? E io orgogliosissima, come una che ha appena preso la sesta laurea. È un mio pirito registrato sotto coperta e messo come suoneria. E lui: ah, ma sei una sudicia. Dopo 4 secondi: ma questi sono orecchini con ciuffi di cioccolato? No, sono ciuffi effetto merda. Li metto a Natale.
Ennesimo. Ah, ormai non si scandalizza più nessuno. 4 dicembre 2011. Forse sarò idiota io, ma dov'è l'utilità di non scrivere i prezzi sotto le cose che si vendono su Facebook? Forse perché non si potrebbe vendere su Facebook. Tanto si capisce ugualmente se poi scrivete "vi rispondo in MP" alla domanda "mi dici il prezzo". Vero, perché? Boh. 3 dicembre 2011. Alcune persone sono la ragione per la quale siamo nati con il dito medio. 22 novembre 2011. Continua a cagare il cazzo, prego a seguire questo manuale. 1. Scrivere su Facebook che vi devastate di alcol non fa di voi fighi e fighe, ma dei deficienti che spendono soldi in alcol dal sapore orrendo che vi fanno sboccare sul sedile dell'auto di un vostro amico. Concordo. B. Fare la battuta che siete astemi non vi trasforma in simpatici, ma in coglioni monotoni che ripetono questa battuta per far sapere agli amici di Facebook che siete troppo fieri e bevete di brutto. Cioè, quelli che dicono sono astemi fanno la scena di essere ubriachi. Sono ancora più cretini di quelli ubriachi, veramente. C. Brilla è una cosa che luccica, spazia, è la sorella dello spazio. Ci sto dentro, lo può dire solo un cazzo dentro la vagina. Stai manzo, lo può dire il tonno alla Simmental. Che fiero, orgoglioso di cosa? Non so se anche fuori Genova si usino questi linguaggi fra i tamarri, però sono assolutamente due dita nel culo. 16 ottobre 2011. Quanto era bello il bambino che, indicando alla mamma negli orecchini, ha detto "anche io voglio un anello, un paio di orecchini tutti miei". Tre passi. Che bello ombrello rosa, mamma, guarda. Gay, ingenui. È stato troppo dolce, me lo ricordo ancora quel bambino alla mia bancarella che voleva tutto e la mamma ovviamente non gliel'aveva comprato. Vabbè. 6 ottobre 2011. Ho appena scoperto che il latte è velenoso, lo zucchero bianco pure, i formaggi idem, la carne fa male, forse anche il basilico e le patate. E che cazzo? A sto punto mangiamoci un bel tozzo di merda con due pinoli, sperando che i pinoli non facciano particolarmente male. No, fanno male anche i pinoli, forse anche la merda. 30 settembre 2011. Manuale del prefetto bimbo minchia. Ogni persona che conosci, e conosci si intende con "ciao, piacere, piacere", aggiungila su Facebook come amico. Adesso c'è l'equivalente. Ogni persona che conosci, seguila su Instagram per dire ma io lo faccio così tanto per fare". Vaffanculo, va. 25 settembre 2011. Niente peluria, niente peluria, sopra la figa, abbiamo detto così. "Oh my little pretty one, when you gonna give me some cazzi in gola". Bello cantare a squarciagola queste suave canzoni, sorry al vicinato. Boh. 31 dicembre 2012. Auguro un buon anno a tutte le persone che mi sono state vicine. Hashtag sto cazzo, hashtag sta ceppa di minchia, hashtag gli acari della polvere, hashtag filf 50 anni e tanti altri. Perfetto. 26 dicembre 2012. Parenti in coro. Auguri per il tuo onomastico, Marco. Ah, ma oggi è Santa Stronza. Auguri allora. I love my family. Basta, sto cazzo di moscerino. 16 dicembre 2012. Non è strano vedere che a Capodanno le persone che meritano siano sempre sole e le persone di merda passino il Capodanno assieme ad altre persone di merda a fingere di essere amiconi tra un bicchiere di vino e di uno spumante. Che dire, ho ragione. 23 dicembre 2013. Qualcuno può spiegare ai negozianti del centro che le persone non sono polli al cartoccio, che fuori non è la Siberia? Minchia, mettono il riscaldamento a 250 gradi, sembra di entrare in forno, e poi sudi come in una gangbang di 18 persone. 22 dicembre 2013. Viva la mala sanità, una tizia accanto al letto di mia nonna ha preso le pastiglie di un'altra paziente, scambiando il braccialetto elettronico col nome. E quando la paziente se ne è accorta ed ha segnalato la cosa al dottore, il dottore ha detto "ah, vabbè, era un antidolorifico". Ma vabbè cosa? Allora facciamo il cesareo di nuovo con la buzza, dai. Si può. 31 dicembre 2014. Buon inizio del buco del culo a tutti, Capodanno. Con questa battuta pessima voglio augurare un 2015 meno defechevole del 2014 a tutti e sperare che Rosario Muniz si converta alla Patonza, la mia, e mi sposi. Non è successo. Gradirei sapere 2-3 titoli di film di Virna Lisi da tutti quelli che condividono link su di lei. Già mi sembrava fake con Robbie Williams, pensa a vedere 12 anni che condividono Virna Lisi disperati. Ipocrisia, portami via. Cioè, è vero, quando è morta Virna Lisi, gente, "oh mio Dio, è morta Virna Lisi, cioè non puoi capire". Ma chi cazzo se la cagava? Cioè, no, per carità, quelli magari più grandi, ma i ragazzini secondo voi si guardavano i film di Virna Lisi? No, appena muore qualcuno è fantastico, quando è vivo che sono in culo. Vabbè. Da novembre 2014. Qualcuno di voi ha mica il link per scaricare The Sims 4, giusto per ridurre ancora di più ai minimi termini la mia attività sociale? E invece sono riuscita a ridurre ai minimi termini grazie a Netflix senza The Sims 4. Yeah.
27 dicembre 2017. Bissell Vonstelin, non ti chiedo di fare uno sciroppo al gusto pancake o pizza, ma santi Dio, un cucchino di sciroppo equivale a un conato di vomito assicurato. Ma cosa c'è dentro? La merda! Effettivamente, ma perché fanno così schifo? 13 dicembre 2017. Dedicata allo stronzo che ha inventato le friselle. Anziché lavare il pane, lavati il culo! Ma che schifo è? L'ho assaggiata stasera per la prima volta e sembra di mangiare una bruschetta mentre si nuota in piscina. È vero, è pane zuppo, ce lo mordi, senti proprio il pane che va. Esce tutta l'acquetta. È una roba vomitevole, non so se magari è qua che la fanno di merda, ma la vera frisella è buona, ma. Oscena. E questo è tutto, farò una seconda puntata perché sennò verrà biblico questo video. E ciao dallo finale. Cosa?